Il rullo pressato, a differenza di quello singolo e del doppio, è caratterizzato da un suono più lineare e continuo e si esegue cercando di ottenere il maggior numero possibile di rimbalzi da un unico movimento di discesa di mano destra ed un altro di mano sinistra. C'è un motivo per cui io lo faccio studiare più avanti, perché all'inizio tutta l'attenzione deve essere concentrata sulla capacità di mantenere un'impugnatura rilassata, mentre adesso dovrai esercitare una pressione maggiore controllando il fulcro dell'impugnatura tra indice e pollice nell'impostazione a mani simmetriche e nell'incavo della mano tra indice e pollice nell'impostazione tradizionale. Ti eserciterai inizialmente con una mano per volta e in seguito proverai ad alternare i movimenti di mano destra e sinistra. Vediamo. Potrai usare il rullo pressato davvero in tantissimi modi differenti, nei lanci o come abbellimento in generale, o per caratterizzare un andamento ritmico di batteria. Buon divertimento!